Ehi, hey, Pokéfanatici, bentornati in questa nuova parte del mio Let's Play a Pokémon versione Nera 2. Nella scorsa parte abbiamo fatto la Torre Cielo, abbiamo sclerato anche un bel po', ho saltato uno strumento! Assolutamente! No! Non posso permettermi di fare certe cose, anche un allenatore mi sa. Ah, infatti. Comunque, in questa parte proseguiremo verso questo lato per finire il percorso 7. Abbiamo un aereo da prendere, ma chi se ne frega per adesso? Affrontiamo Chica, si chiama proprio Chica la ragazzina, a meno che non lo vogliate leggere Chica. Attenzione Daruma che abbiamo un Pokémon d'acqua davanti. Che cos'è tutta questa fortuna oggi? Andiamo di surf. E mi sa che Daruma ci saluta. Eh sì, direi proprio di sì. Ok, sconfitto... anzi, sconfitta Chica, bimba. Che ci dice che non è un Pokémon. Me ne ero accorto, grazie. Elisir! Attenzione, attenzione. Dunque, finiamo il percorso 7 andando su questi... Non ho mai capito perché hanno messo dei percorsi a random. C'è un Odino. Intanto io dovrei mettere davanti Pilot. Dovrei proprio. Però Odino non me lo faccio di certo sfuggire, quindi metto Bills davanti perché me lo sciotta con un palmo forza, credo. E affrontiamo Odino! Non lo so se lo sciotta con un solo palmo forza, dovrebbe, al 31. Noi siamo al 36, quindi, vabbè. Sarei al 37, credo, con questa lotta. Andiamo di palmo forza. Bitch slap! Dai. Paralizzato! Buono. L'importante è che non usi attrazione, perché sennò ci stiamo mezz'ora qui. Forza segreta! Ok. Andiamo con palmo forza. E credo ci saluti. Ciao Dino, ciao. Ah, per poco a livello 37. Ma va bene, mi sono già salito, almeno. Lo sapevo che c'era uno strumento revitalizzante. E qui? Anzi no, faccio prima in questo modo, perché non lo faccio mai. Ecco, non ce ne sono più. Casetta. Abbiamo tante persone qui. Si parla di Tornadus, Tundurus e Landorus, immagino. Questo è Tornadus. Ah, ce li fa aggiungere al Pokédex. Tundurus e Landorus. Perfetto, abbiamo tutti nel Pokédex adesso, che bello. Qui si parla sempre di loro, del trio Kami. Tra l'altro su Ask qualche giorno fa mi è stato detto che il trio Kami sono i praticamente i leggendari che piacciono di meno alle persone in fatto estetico. E lei ci cura, che bello. Invece io li trovo abbastanza carini, non tutti e tre, però. Interpoké che squilla. Ciao mamma. Ciao tesoro, dove sei? Davvero, sul percorso 7? Incredibile. E dimmi, come stai? L'amicizia con i tuoi Pokémon sta crescendo? Sai, se puoi viaggiare... Sì, se puoi viaggiare per tanti luoghi diversi è proprio perché i Pokémon sono al tuo fianco, quindi devi essere sempre riconoscente verso di loro. E se si feriscono, portali subito in un centro Pokémon. Come ex impiegata di un centro Pokémon non posso far altro che ricordartelo a ogni occasione. A presto, tesoro! Ex impiegata? Wow. In effetti stare lì a farsi dire donna, curami, non è proprio bello. Come lavoro, intendo. E affrontiamo questo clown, anzi questo buffone, così che si chiama la classe. Ernesto Buffone, che ci manda in campo Beltoy. Noi abbiamo Bills davanti, il che potrebbe andare benissimo. Abbiamo Nero Pulsar, quindi, dato che lui è di tipo psico, dovrebbe essere super efficace. Dovrebbe. Dico dovrebbe perché sono Nabbo, e invece lo è. Haha! Quasi al 37! Ok, attenzione a non cadere. Oh, perfetto. E qui troviamo Forbice X, buono. No! Oddio, ogni volta che cado lì è sempre uno spavento terribile. Perché sapete, noi selvatici sono veramente tanti nei giochi di quinta gen, quindi affrontiamo queste due gemelline in una lotta. Saya e Tai. E ci mandano Zangoose e Seaviper, i due Pokémon che si fanno la lotta, la guerra
dalla terza gen praticamente. Wow, una scelta molto singolare, o forse dovrei dire doppia. Avete capito? Andiamo con Palmo Forza su Zengus e è un cavolo su Seviper. Ritorno posso fare al massimo, che comunque fa un ottimo danno. Palmo Forza dovrebbe shottare, e infatti sì, perfetto. Livello 37 per Bills. Ora se si Viper non rompe troppo le scatole. Danza Spada, finalmente! Al posto di... però al posto di cosa? Tolgo Nero Pulsar? Nero Pulsar è utile. No dai, Danza Spada non gliela faccio imparare. Dai no. Dite di no? Non lo so. Vabbè, per adesso tolgo Ritorno. Tanto ho l'MT. Sì. Tanto l'MT. Veleno Shock. Ecco, lo sapevo che doveva rompere le scatole per forza. E vai! Vi ha fatto pure malissimo. Andiamo di Palmo Forza su Seaviper e di Ritorno su sempre Seaviper. Ok, perfetto. Sconfitte anche le gemelline. Pokémon. Io direi di mettere Pilot davanti che sta rimanendo indietro, poverino. Ah no, devo salire da quel lato. Perfetto. Clown. E là. Giorgio Buffone, che ci manda in campo Beltoi. Ok, perché avete sempre tutti Beltoi voi buffoni? Non lo so. Mo che li uso. Vabbè, cambio Pokémon. Mando Slytherin, tanto l'esperienza la guadagna comunque. Cosmo Forza? Andiamo di Fendifoglia. Boom! Ciao ciao Beltoi. Sconfitto Giorgio Buffone. Ora dobbiamo stare attenti perché cadiamo. Cadiamo! Dai Giorgio, levati! No, perché? Perché rimane fermo? Maledetto, ti odio. Ecco, lo sapevo. Lo sapevo! Perché rimane fermo? Ma ricomincia a camminare! Se io sconfiggo questa Zebstrike, salgo di livello, vero? Nitrocarica. Aia. Fossa? Dai, 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 dai! Ok! Livello 35, ci siamo con l'evoluzione anche di Pilot! Yeee! Yeah, finalmente! Vai Breva! Drago Spiro, finalmente una mossa un po' più, diciamo, del suo tipo, ecco. Al posto di... Battiterra, credo. Sì, dai, togliamo Battiterra. Bene, ci avviciniamo sempre di più verso il team completo. Dai, basta! Ma perché i selvatici mi devono perseguitare sempre? Un Tranquil. Ok, grazie, ciao Tranquil. Ora che è un Vibrava non dovrebbe neanche più essere tanto lento come prima. Cioè, sempre lento, ma non come prima. Ecco. Ricerca strumenti, grazie. E siamo arrivati al Monte Vite.
Per il Monte Vite, attenzione ai Pokémon selvatici. Percorso che non dobbiamo esplorare adesso, e qui c'è Marzio. Io sono Marzio, uno dei Super 4 della Lega Pokémon, e tu sembri essere un allenatore molto in gamba, ma al momento non puoi accedere al Monte Vite. Ci sono stati dei crolli all'interno, se non si può passare. Grazie. Quindi torniamo indietro a prendere l'aereo. Facciamo così, ok. Ho rischiato, eh. Oh, piano, perfetto. Ah no, ce n'è un altro. Dai, che mi mette sempre agitazione fare queste cose qua. Lì non ci passo perché lo so che gli alleva Pokémon maledetti ti risfidano ogni volta che passi. Quindi no, grazie. E rieccoci a Ponentopoli. Donna? Donna? Mi deve curare, lo sa? Forza, su, si sbrighi. Ok, grazie, grazie, sì, grazie, grazie. Mio Dio, quanto tempo ci metto ogni volta. Ora, dove saranno? All'aeroporto. Aspetta. Mi sembra di vedere... Ho saltato uno strumento! Avevo visto una cosa rossa di sfuggita. Ma dai, come ho fatto a non notarlo? Cioè che la prima cosa che si vede appena entri dalla grotta, caduta libera comunque. Cioè quando entri dalla grotta qui, dalla cava pietra elettrica, la prima cosa che si vede è lo strumento. Saranno qui dentro? Sì, perfetto. Salve. Ciao, scusa per l'attesa. Su, chiediamo ad Anemone di far decollare l'aereo. Io glielo devo chiedere. Pare che le ricerche della professoressa Aralia siano giunte a un vicolo cieco. Beh, vuoi salire sul mio aereo? Certo. Allora si parte. Dai, Anemone, portaci Poggiovento, per favore. No, Bell! Aspettatemi, voglio venire anch'io sull'aereo. Vorrei fare parte delle ricerche sul Monte Antipodi. Eh? Bell, hai proprio l'aspetto di una vera ricercatrice. Bene, andiamo tutti insieme a Poggiovento. Ci siamo tutti. Allora, si parte! Io non mi siedo vicino a lei. Attenzione, le animazioni fighissime. Ma non era così lunga la pista, però. State imbrogliando, non era così lunga. E siamo arrivati, Poggiovento! A questo punto penso di doverti proprio spiegare perché ti ho chiesto di venire qui. Comor mi ha spiegato la situazione. Un gruppo di manigoldi che si fa chiamare Team Plasma sta cercando per la seconda volta di sfruttare i Pokémon leggendari per sottomettere la regione di Unima. Infatti devi sapere che nella regione di Unima ci sono due Pokémon Drago, leggendari, Zekrom e Reshiram. Ma 2 anni fa Zekrom e Reshiram hanno deciso di seguire gli allenatori che avevano riconosciuto come eroi. Parlano di noi. Per questo motivo dovrebbe essere fuori discussione che il Team Plasma riesca a mettere le mani sui Pokémon Drago. Giusto, ma allora che intenzioni avranno? Difficile dirlo, Bell. I misteri che avvolgono Zekrom e Reshiram sono ancora tanti. Ecco perché vorrei parlare con il capopalestra di Boreduopoli, Aristide, per saperne di più. Come capopalestra lui usa il tipo drago. Se vi ho fatto venire qui è proprio per andare a Boreduopoli e sentire se Aristide ha qualche idea. E se accadesse qualcosa vi chiederei di darmi una mano. Va bene. Grazie, ovviamente spero che avrete il meno possibile a che fare con il Team Plasma, ma purtroppo non è detto. Vedrai, sarà interessante parlare dei Pokémon drago con Aristide e soprattutto sarà utile per riempire il Pokédex. Ok, allora io vado a esplorare il vulcano che si trova laggiù. Farò delle ricerche su dei Pokémon di tipo fuoco molto rari che pare vivano nel Monte Antipodi. Sul Monte Antipodi. Ok, ciao Bell, basta che te ne vai. Mio Dio, quanto è petulante. Ok. No, non voglio tornare a Ponentopoli. E ok, siamo a Poggiovento. Molto arida come zona, almeno quella di atterraggio. Poggiovento, oasi montana in fondo a un sentiero tortuoso. Esploriamola. Salve? Domanda difficile. Select mentre guardi la mappa città, che succede? Ah, lei non ha una mappa città, però non vuole la risposta. Lui ci consiglia la mossa blocco. Ok, grazie. Insegna le mosse con i cocci blu. Vediamo che cosa. Per esempio, eh. E quanti cocci blu ho? 5!
Vediamo, scusa, ma niente ascesa, ma givello. Vai, che bello. Quelle più fighe non le posso imparare. Ottimo. Che poi Nero Pulsar ce l'ho già. C'è la Drago Pulsar di interessante. Volendo. Salve. Il motivo del mio viaggio è fare il let's play, credo. Credo. Crocoroc, va bene. Un po' stile Texas, queste. Cioè, Texas nei film. Nei film quelli. Avete presente, no? Dei cowboy, degli indiani. Questo villaggio mi ricorda tanto quelle cose lì. E lei ci regala raggio scossa MT57. Ottimo, grazie. Grazie, ho detto grazie. Non mi interessano le sue spiegazioni inutili. Si parla di anemone, cestino vuoto, come al solito. Altra casetta qui. No, questa è chiusa. E non c'è neanche uno strumento perché il ricerca strumenti non mi segna nulla. Qui c'è il centro Pokémon e di qua si va verso il Monte Antipodi, che direi di fare nella prossima parte, perché per oggi ci fermiamo qui. Io vi ringrazio per avermi seguito anche in questa parte che credo sia venuta abbastanza breve, che poi ogni volta credo che siano venute piccole, vengono grandi, credo siano venute grandi, vengono piccole. Non lo so mai di quanto vengono, comunque ho fatto tutto quello che volevo fare per questa parte. Quindi vi saluto, vi chiedo di mettere un mi piace come al solito e di iscrivervi al canale se non siete ancora iscritti e noi ci vediamo alla prossima parte. Bye bye! Mamma mia, quanto è arido questo posto però.